Buongiorno, siamo a Londra e volevo semplicemente farvi degli auguri di Natale, sperando che tutto quello che succederà nei mesi e nelle settimane a venire sia migliore di quello che ci è successo fino ad oggi, no? Uno spera sempre in qualcosa di migliore e nei prossimi giorni necessariamente vedrete dei video che riguardano Londra, e quindi volevo dire anche questo. E niente, questo mini videino è già finito. Io adesso spengo la fotocamera e torno alle mie attività. C'è un'attività in corso che si svolge qui con il computer, perché sto già caricando i pezzetti di video registrati nei giorni scorsi, e poi di là si sta cucinando e quindi c'è anche questa attività in corso. E poi soprattutto io ogni giorno mi devo fare una scarpinata a piedi, altrimenti non sono contenta, e quindi questa è l'attività principale che sto per andare a fare nell'immediato futuro, non appena avrò smesso di registrare questo video. E quindi ci vediamo nei prossimi giorni e ci vediamo anche nelle prossime ore, o meglio, voi non vedrete magari la mia faccia, però vedrete quello che ho visto io nel momento in cui, durante questi giorni, ho registrato scorci e momenti londinesi. Ciao!
le panchine in memoria di chi le paga. Proprio adesso. Un po' autoreferenziale questa cosa. E non si vede lì dentro. Very nice. Ma guarda che ce n'è un altro lì giù. Anche lì, piano piano.
un convegno di pavoni. Ora questi. Sono fine anche un po' sinistri, come è giusto che siano. Guarda come fai visto? Guarda. Metti una cosa in mano per forza. È difficile la caccia allo scoiattolo comunque. Caccia fotografica, si intende. Ma troppo scemi, il pavone che arriva. Troppo, visto il pavone, visto lo scoiattolo è spaventato. Guarda quanto è bello il merlone. Ecco, il merlo è sempre un mio amico. Lui lo sa. Mamma, è io vado più d'accordo con gente di questo tipo, indubbiamente. Ci troviamo più d'accordo. Ma guarda. No, è ancora lì lo scoiattolo. Se riuscissi a metterlo a fuoco. Ma con chi diavolo parli? Stiere. Voilà. Sono pesci giganti. Ma chi è questo signore? Ma scusi, ma si introduca, mi dica chi è lei. Con questo suono da singhiozzo perenne. È simpatico. Cioè io non vorrei dire, però non vorrei guastare tutti gli ma di giardini giapponesi ce n'è pieno dovunque in giro per l'Europa. Guarda, guarda l'eleganza del corvo.
quanto sono belli i corvi.